Al momento, ecco, mettiamo accetta in modo che possiamo registrare per le comunità che oggi non possono essere presenti. Mi dai la possibilità di condividere lo schermo? Ok. All'improvviso si sentì un rumore dal cielo, come quando tira un forte vento, e riempì tutta la casa dove si trovavano. Allora videro qualcosa di simile a lingue di fuoco, che si separavano e si posavano sopra ciascuno di loro. E tutti furono pieni del suo spirito. Bene, buon pomeriggio a tutte, bentornate. Ecco, dopo aver ascoltato
Suor Cristina, Don Michele, la dottoressa Chiara Griffini. Oggi ascolteremo Suor Marilena Bossotti, figlia dell'oratorio, con un diploma di counseling, credo si dica così, e una tesi che ha elaborato dal titolo La giovinezza dello spirito, l'invecchiamento personale e istituzionale negli istituti di vita consacrata apostolica. Ecco, a lei abbiamo chiesto di tenerci una relazione sull'accompagnamento della fragilità e dell'anzianità in comunità. Ecco, come gli incontri, vi chiedo di spegnere il microfono. Ok, lascio la parola a Suor Marilena. Ciao Suor Antonella, ben arrivata. E poi al termine lasciamo lo spazio alle risonanze, a qualche domanda. Ecco, un momento così di condivisione. Grazie Suor Marilena per aver accettato l'invito e lascio a te la parola. Allora mi accingo ad un compito abbastanza arduo, perché parlare alla fine di un convegno a quest'ora a gente che si è alzata alle 5 del mattino, ecco, ammetterete che insomma è una bella sfida, ecco, quindi cercherò di fare quello che posso. Ringrazio per l'opportunità che mi è stata data di presentare un lavoro che è molto semplice e modesto, che però spero possa essere utile, ecco, per la condivisione, per la riflessione, anche perché questo elaborato, questo lavoro non l'ho compiuto da sola, ma con il contributo di un certo numero di consorelle, un campione di figlie dell'oratorio, una ventina di suore, che mettendosi a disposizione mi hanno dato materiale anche originale, inedito, oltre a quello che può essere il contributo di una, naturalmente, di un'adeguata bibliografia per la stesura di questo lavoro. L'intento è appunto quello di affrontare una dimensione un po' tabù anche nell'ambito della vita consacrata, che è proprio la vecchiaia, ecco, chiamiamola col suo nome, riconosciamoci anche in buona parte anche appartenenti ormai a questa fase della vita. Il mio tentativo è stato quello anche di affrontare non solo l'aspetto dell'invecchiamento personale, ma anche di quello istituzionale, valutando alcuni aspetti di tipo psicologico, di tipo sociologico e spirituale, in sintonia con il corso di studi che ho affrontato e che mi ha permesso appunto di conseguire anche questi titoli. Il mio punto di partenza per affrontare questo argomento è stato un trampolino di lancio di tipo biblico, e ho scelto il libro di Coelet, che penso un po' tutte abbiate in qualche modo letto, ecco. È un libro molto denso, non facile, che è proprio fatto per la maturità della vita, ecco, anzi direi proprio per una maturità avanzata, quando una persona ha ormai veramente assaporato l'esistenza in tutte le sue varie manifestazioni, sia quelle più simpatiche, diciamo così, sia quelle più leggere, come anche invece quelle maggiormente impegnative. Il libro di Coelet, il cristianesimo l'ha ricevuto in eredità dalla tradizione ebraica, e nell'ebraismo Coelet ha una sua collocazione ben precisa. È uno dei 5 rotoli che vengono letti nelle grandi feste dell'anno liturgico ebraico. Scarsa è invece la utilizzazione nell'ambito della liturgia cristiana. A quanto pare soltanto una domenica dell'anno liturgico, dove viene letto un brano di Coelet, dove si ripete il famoso Vanità di vanità.
quello che di Filippina memoria anche, ecco. Fra l'altro, traduzione impropria dall'originale ebraico, perché vanità di vanità dà il senso indubbiamente dell'aspetto caduco, dell'aspetto passeggero delle dimensioni dell'esistenza, ma non rende plasticamente quello che invece è l'originale proprio ebraico. Per vanità, infatti, è un po' un concetto morale e l'intento di Coelet non è quello di dare ammaestramenti morali, ma è quello di compiere una lettura sapienziale dell'esistenza. In lingua ebraica, quello che appunto viene tradotto un po' impropriamente come vanità di vanità è avel avalim e fondamentalmente questa parola avel o avel, secondo appunto la pronuncia, è meglio che sia tradotta con il termine soffio, vapore. È come dire tutto è soffio, tutto è vapore, tutto è vapore. Coelet nella sua saggezza arriva un po' a questa, un po' a questa conclusione. Tutto è soffio. Questo non rende il libro di Coelet, di cui invito caldamente alla lettura, ecco, potrebbe fare tranquillamente da cammino di lezione divina per un anno formativo. Ecco, malgrado questo, Coelet è un libro chiaramente difficile, ma non è un libro pessimista, come a volte è stato interpretato, una specie di antivangelo addirittura. È un libro che appunto intende cogliere quelle che sono le varie sfaccettature dell'esistenza e anche con una certa crudezza, una crudezza che è fonte anche di realismo. Questo non toglie però a Coelet il gusto anche di porre il suo accento su quello che è l'invito a cogliere le gioie della vita. Ci sono dei versetti nel quale Coelet, questo scrittore, questo personaggio, questo saggio, invita l'essere umano a mangiare, a bere, a godere della vita con la donna amata o con l'uomo amato, ecco, di non farsi sfuggire le gioie della vita. Quindi è un libro che ha anche questa dimensione così anche veramente di godimento, non nel senso epicureo del termine, ma nel senso veramente più fresco, più puro, molto bello. Perché ho scelto Coelet? Perché oltre appunto al ritorno di questa dimensione, no, del soffio, che dà proprio l'idea della transitorietà della vita umana, che è un dato che tutti constatiamo, e forse anche la pandemia, che purtroppo non è ancora estinta del tutto, avrebbe dovuto renderci ancora più consapevoli, oltre appunto a questa dimensione, Coelet appunto in sé un grande insegnamento anche nei riguardi di una particolare età della vita, che è appunto l'invecchiamento, la vecchiaia, la fase finale che prelude alla morte. Anche il tema della morte potrebbe essere un tema difficile, un tema tabù oggi, ma anche estremamente importante, estremamente affascinante dal punto di vista formativo. In modo particolare nell'ultimo capitolo, nel capitolo 12, Coelet fa un ritratto dell'essere umano vecchio. Io lo leggo questo capitolo proprio dal testo biblico. Ricordati del tuo creatore nei giorni della tua giovinezza, prima che vengano i giorni tristi e giungano gli anni in cui dovrai dire: non ci provo alcun gusto. Prima che si oscurino il sole, la luce, la luna e le stelle, e tornino ancora le nubi con la pioggia. Quando tremeranno i custodi della casa e si curveranno i gagliardi, e cesseranno di lavorare le donne che macinano perché rimaste poche, e si offuscheranno quelle che guardano dalle finestre.
quando si abbasserà il rumore della mola e si attenuerà il cinguettio degli uccelli e si affievoliranno tutti i toni del canto. Quando si avrà paura delle alture e terrore si proverà nel cammino. Quando fiorirà il mandorlo e la locusta si trascinerà a stento e il cappero non avrà più effetto, poiché l'uomo se ne va nella dimora eterna e i piagnoni si aggirano per la strada. Prima che si spezzi il filo d'argento e la lucerna d'oro si infranga e si rompa l'anfora alla fonte e la carrucola cada nel pozzo e ritorni la polvere alla terra come era prima e il soffio vitale torni a Dio che lo ha dato, vanità delle vanità, dice Coele, tutto è vanità. Ecco, vedete, molto abilmente questo autore biblico ha dato proprio un ritratto di quella che è la persona vecchia, la persona che vive la sua dimensione senz'altro spirituale, ma in un contesto corporeo che risente del tempo che è passato, inevitabilmente. Quindi giorni che lui definisce tristi, cioè difficili, dove magari anche le cose più consuete diventano faticose, alzarsi, lavarsi, eccetera, eccetera, dove tante volte la noia di lunghe giornate che magari prima erano piene di attività e adesso si presentano anche con questo aspetto di difficoltà ad essere condotte, ad essere riempite, portano un po' a questa conclusione amara. Che ci sto a fare? Non ci provo alcun gusto. Che senso ha? Possono essere tante le affermazioni. Quando la luce si oscura, la vista si abbassa. Quando non si sentono più i rumori, pensiamo al disagio della sordità, malgrado tutti gli apparecchi acustici sul mercato. Quando si ha paura delle alture, si diventa più insicuri. Magari uscire e affrontare, non so, il traffico, attraversare la strada, cosa banalissima, è diventato più difficile perché mi tremano le gambe, perché non sono più saldo come prima, cose di questo genere. Quando anche, qui si fa riferimento, e noi stamattina è stata molto sottolineata anche la nostra dimensione femminile, corporea, quando ormai anche quello che è lo stimolo sessuale ormai si è spento del tutto o quasi, insomma, anche questa dimensione proprio tipicamente di genere che ci connota, che ci caratterizza. Prima che si spezzi questo filo d'argento, che si spezzi il filo della carrucola che attinge acqua del pozzo, quindi che la vita termini, e il soffio vitale, che è un dono, torni a Dio che l'ha donato. Ecco, Coelet invita ad una cosa. Prima che succedano tutte queste cose, che se hai la fortuna di vivere succederanno, ricordati del tuo creatore nei giorni della tua giovinezza. Questo è l'invito, è il suggerimento di Coelet. Allora, fondamentalmente cosa ci indica Coele, cosa ci consiglia, cosa ci dice? Qualcosa che è stato anche sottolineato da altri autori, ecco, più recenti, oppure anche dell'antichità. Il tema della vecchiaia non è un tema che vedremo è necessariamente obbligatorio trattare in tempi come i nostri, nei decenni immediatamente precedenti, ma era un tema, è un tema già affrontato nell'ambito dell'antichità, pensiamo a Cicerone, ecco, al suo trattato sulla vecchiaia e robe del genere, oppure anche a interventi più recenti, per esempio penso ad Enzo Bianchi, che ha scritto un testo sulla vecchiaia, oppure ad altri autori, ecco, di pregio, la bibliografia è abbastanza ampia ormai. Fondamentalmente tutti cosa fanno? Confluiscono su questo consiglio di Coelet, che la vecchiaia va preparata nella giovinezza. Ecco, la vecchiaia è una stagione della vita,
Non è semplicemente un declino, è stata una certa fase di pensiero nella quale si è vista la vecchiaia, l'età dell'anzianità, come una fase semplicemente preparatoria alla morte, nel quale la persona nasce, pian pianino cresce, raggiunge una maturità, un certo vigore, e poi questo vigore, sia intellettuale come anche fisico, inevitabilmente, ripeto, se uno non muore giovane, perché se muore giovane il filo si interrompe prima e buonanotte, se uno ha la fortuna di diventare vecchio, perché a questo punto è anche un dono, è una fortuna, vedremo, sperimenta una fase della vita, non semplicemente l'anticamera della morte. Ecco, non è semplicemente un declino la vecchiaia, è una vera fase esistenziale, con tante dimensioni che a volte ci possono essere più appetibili e altre invece indubbiamente anche più sfidanti, più faticose, decisamente più faticose. Ma è una fase della vita, quindi con tutti questi aspetti. Noi siamo molto portati nella nostra società ad enfatizzare la giovinezza, ad enfatizzare appunto l'età del vigore, quando uno è più produttivo. Poi la nostra è una società molto basata sull'immagine, per cui facciamo di tutto non sembrare troppo vecchi, ecco, guardiamo con molta preoccupazione i segnali di invecchiamento. E direi che soprattutto le donne sono abbastanza brave, ecco, così in qualche modo a tamponare queste manifestazioni legate al tempo, perché appunto c'è questa esigenza, l'esigenza comunque di mantenere un'immagine gradevole, un'immagine che più possibile in qualche modo limiti quello che può essere l'identificazione della nostra età anagrafica, quando ormai 30, 35, 40, 45, 50, 55 sono passati, e allora poi uno qui, io quest'anno devo compiere 60 anni, sono già un po' preoccupata, per esempio, perché questa cifra insomma mi fa un po' pensare, mi impone una riflessione. L'invito di Coelet, nella tua giovinezza preparati alla vecchiaia, temi Dio, che è colui che te l'ha data questa vita, temi Dio, ricordati del tuo creatore già fin dalla tua giovinezza, cioè imposta bene la tua vita fin dall'inizio. Se vuoi poi raccogliere qualche frutto, avere l'opportunità, il dono di raccogliere qualche frutto. Ecco, al di là della lettura pessimistica, io ritorno su questo testo biblico perché è veramente bello, difficile, ma veramente denso, bello, significativo. Coelet, al di là di questa patina pessimistica che gli è stata attribuita, è un grande insegnamento a favore dell'accoglienza del limite. Ecco, limite è un'altra parola difficile, è un'altra parola che l'essere umano fa fatica ad accogliere, fa fatica ad integrare, che la società molto spesso non vuole sentire, soprattutto la società più opulenta, la società più ricca, ecco, quella che vive nell'agio maggiore. La dimensione limite, il limite è qualcosa che fa molta paura e che si cerca di negare, dimenticando che la negazione del limite porta poi delle conseguenze estremamente spiacevoli. L'uomo, l'essere umano, è fatto di limite. Adam, colui che viene da Adama, che viene dalla terra, per sua natura è fragile. Non è fragile solo nell'anzianità. Lì forse si manifesta chiaramente in un modo un pochino più così evidente, insomma, no? Ci sono delle limitazioni, ma la nostra esistenza è impastata di limitazioni, è impastata di debolezza.
dalla nascita, da sempre, anche quando la persona pensa di essere forte, perché magari appunto, non so, sta bene, produce o che ne so, è ben integrata nel circuito produttivo che alletta molto nella società attuale, però è comunque sempre debole. Abbiamo visto, basta un virus per metterci in ginocchio. Un virus. Veramente, ecco, è una scuola per accogliere, verso l'accoglienza del limite. Per non subirlo, cercare di non subirlo, subire non è cristiano, ma per magari non semplicemente accettare, ma magari vivere. Quindi vivere vuol dire elaborare, accogliere da protagonisti una certa realtà. E rimarco questo invito, preparati però già nella tua giovinezza. Oltre a Coelet, cito un autore un pochino più moderno, Dietrich Bonhoeffer, un teologo protestante molto conosciuto e anche molto rivalutato dal Vaticano II in avanti, anche per i suoi studi sulla secolarizzazione e così via. Bonhoeffer, nella sua saggezza, purtroppo stroncata dalla sua morte giovanile, sapete che è morto in campo di concentramento, è stato impiccato. Bonhoeffer diceva: si deve parlare di Dio non quando uno è nei limiti, ma al centro, quando uno è nel vigore, non nelle debolezze, quando non so cosa fare, non so dove sbattere la testa, ma nella forza. Non dunque in relazione alla morte e alla colpa, ma nella vita e nel bene dell'uomo. Ecco, è nella pienezza, è nel vigore, e quando le cose vanno bene, quando le cose vanno bene, che maggiormente il rapporto con Dio va intensificato, va gustato, perché poi verranno i giorni tristi, vengono i giorni tristi, e allora un po' si vive di rendita, ma se questa rendita è poca, chiaramente anche le risorse sono scarse. Fatto un po' questi antefatti, insomma, molto molto a spizzichi, per così, per non appesantire eccessivamente, passo a quello che può essere appunto questo sguardo ambivalente, un po' ambivalente nei confronti dell'invecchiamento. Allora, l'invecchiamento, la vecchiaia vista come tempo di inesorabile declino, per cui appunto basta, bisogna semplicemente aspettare la morte, ecco, e quindi è vista proprio come l'anticamera di questa conclusione esistenziale che vale per ogni essere vivente, oppure la vecchiaia vista come mascheramento. Allora c'è, però facciamo finta che non ci sia. Quindi ci imbellettiamo, ci trucchiamo, ci si fa la tinta, oppure si gioca in qualche modo sull'età, oppure, ecco, questa strategia magari è un pochino più della vita religiosa, della vita consacrata, si cerca una efficienza ad oltranza, ecco, in qualche modo si cerca di mantenere la propria significatività. Vedrò, accenderò a questo aspetto, ecco, anche successivamente, ma questa dimensione si coniuga scarsamente con la dimensione della generosità, del dono, e tende un po' di più appunto all'aspetto della negazione. Ormai, cioè, sono vecchia, sono nella fase della vecchiaia, ma facciamo finta che non ci sia.
per cui mi tengo aggiornato, per cui uso un linguaggio come quello che è di moda, oppure, non lo so, gli artifici sono tanti anche fra le suore, sono, cioè, abbiamo una certa fantasia, ecco, anche noi, da questo punto di vista. Quindi il negare questa dimensione, però, ripeto, è estremamente pericoloso. Dimenticando quello che molto spesso noi credenti diciamo agli altri, soprattutto che il tempo non è soltanto Cronos ma è anche Kairos. È una frase molto bella, c'è un po' di tempo fa era molto di moda, poi fatto più di adesso, ma ecco, forse è più qualcosa che diciamo agli altri che qualche cosa di effettivamente vissuto, ecco, è qualche cosa che richiede veramente una conversione, richiede una maturazione, un'elaborazione, non è così automatico, non è così scontato. Quali sono i rischi di una vecchiaia, come dire, di una vecchiaia vista semplicemente come anticamera della morte? Il fatto appunto di spegnersi prima del tempo. Ormai sono già morto, cioè, manca solo di fare il funerale, e quindi privo me stessa e anche il contesto sociale, che può essere comunitario, ma anche sociale in senso ampio, dal punto di vista di umanità, di quello che può essere ancora il mio contributo in termini di vita. Ed è un contributo estremamente prezioso. Estremamente prezioso. Mi è piaciuto molto stamattina la dottoressa Griffini, quando ha fatto quella distinzione tra la dimensione, diciamo, della relazione e la dimensione, una dimensione più valoriale, una dimensione più di efficienza. A volte è più evidente una, a volte è più evidente l'altra, in tutte le fasi della vita. Però tutte e due sono necessarie, tutte e due sono importanti, altrimenti la persona si spasa e il mondo è meno ricco. È meno ricco perché viene meno contributo. Faccio una annotazione pro Vincenzo Grossi. Voi tutti ricorderete la famosissima conferenza Ognuno una vocazione speciale, molto famosa, molto bella e anche molto sfida i secoli, ecco, quella conferenza a mio parere, come un po' sempre gli scritti dei santi, ecco, tante volte. Cosa dice San Vincenzo? Dice se io sono speciale e Dio mi ha amato per la mia specialità. Io sto leggendo un libro molto bello di un autore che si chiama Ilman, che parla proprio di questa cosa, ecco, è molto molto interessante. E se io ho questa specialità, questo io insostituibile, e Dio mi ama proprio per questa specialità, ho anche un lavoro particolare. Quindi se io questo lavoro, che non è solo in termini di efficienza produttiva, altrimenti cadiamo nella mentalità consumistica, che tanti danni ha anche fatto, insomma, ha dato anche dei vantaggi, ma ha fatto anche dei danni. Cadiamo nella cultura dello scarto, poi, quella tanto condannata, giustamente, da Papa Francesco nel suo magistero. Allora, se io ho questo lavoro speciale, che in termini sia di fare, sia di essere, e io privo il contesto in cui vivo di questa specialità, allora il mondo sarà meno ricco. E io stessa sarò meno ricca, sarò meno ricca. Avrò poi, quando arriverà il momento cruciale, avrò non dei ricordi, avrò dei rimpianti. Avrò dei rimpianti. Perché? Perché quella che era la mia chiamata fondamentale, forse per tanti motivi, per pigrizia, per timori, per tutto quello che vogliamo, non si è realizzata con maggiore pienezza. L'altro pericolo, ecco, estremamente grave, è quello di coprire l'invecchiamento, di negarlo. Cosa fa scaturire questa cosa? Una serie di cose abbastanza serie, ecco, di cose abbastanza preoccupanti, soprattutto, direi, soprattutto nell'ambito della vita consacrata.
perché la vita consacrata di per sua natura è una vita molto essenziale, o dovrebbe essere tale. E quindi più di tanto non è possibile mascherarsi. E quindi coprire inevitabilmente fa poi esplodere delle manifestazioni che possono andare appunto dal giovanilismo, che poi diventa patetico, veramente patetico, oppure forme di attaccamenti travestite da generosità, oppure difficoltà relazionali estremamente difficili, legati proprio a questa dimensione, la non accoglienza di questa fase della vita. Complice anche una certa, come si può dire, una certa propaganda legata appunto alla società nella quale viviamo, una società appunto molto legata all'immagine, molto legata alla produttività, legata all'usa e getta, legata alla esaltazione per esempio anche di una certa fisicità, bella per carità, bella, però sappiamo, almeno noi credenti dovremmo esserne convinti, la totalità della persona umana non si esprime esclusivamente nella sua dimensione fisica. È una dimensione importante, ma non è totale, diciamo, non è totale. Mettendo in campo ancora la Bibbia, ecco, il libro della Sapienza, quando parla della donna di valore, anche lì dice: sta attenta, perché la grazia, la bellezza, sono anche quelle lì, sono un soffio, sono vane. Oh, beate chi le ha, chi è nata con un bel corpo, un bel fisico, un bel viso, benissimo, ringrazi Dio. Però insomma, prima o poi dovrà fare i conti anche lei, magari in modo più drammatico rispetto a chi è nata bruttina, con questa dimensione appunto anche proprio del decadimento fisico. Quindi ecco, la persona non si esaurisce, ecco, nella sua dimensione esclusivamente corporea, anche se estremamente importante. Allora, andiamo avanti a parlare della vecchiaia. Cosa succede nella vecchiaia? Insomma, succede che per chi ha la fortuna di viverla, uno ha accumulato, diciamo, tanti anni, tante, diciamo, anche tante modalità del vivere. Per cui la persona può avere anche una certa esperienza, oppure anche avere riscosso una certa stima per quello che ha fatto nel passato, avere realizzato qualcosa di buono, cioè ci si augura, ecco, che uno arrivi a dire: beh, mi sembra di avere realizzato qualche cosa di buono, non magari in sintonia con quelli che erano i sogni giovanili, però insomma, grazie a Dio, magari anche la compiacenza di avere realizzato qualche cosa. Accanto a questo, però, molto concretamente, spesso, non soltanto nella vecchiaia, ma molto spesso nell'anzianità, magari si può sperimentare una dimensione di perdita. Si cominciano, non so, si perdono i genitori, se uno non li ha persi nell'infanzia, i genitori muoiono, si perdono, cominciano a morire gli amici, i fratelli, le sorelle, le compagne di comunità, i coetanei, cominciano perdite umane. Poi si perde magari un ruolo, si perde un ruolo, una mansione che uno ha fatto per tanti anni, la perde a un certo punto perché non riesce più a portarla avanti, per dei motivi molto naturali, ecco, molto, per scadenze, insomma, per motivi molto, molto, molto quotidiani. Si perde appunto anche magari così la freschezza fisica, si perde magari, si perde un po' in salute,
ripeto, non è un'esclusiva dell'anzianità, c'è gente che magari stava peggio da giovane rispetto a quando è vecchia, non è un assoluto, però in genere, ecco, l'anzianità porta con sé anche qualche disagio fisico. Pensiamo, per esempio, si fa più fatica a vederci, oppure la sordità, pensiamo ai disagi che porta la sordità, la difficoltà a capirsi. Ma te l'ho già detto, te l'ho appena detto, te l'ho ripetuto 3 volte. Non ho capito, ecco, dimmelo la quarta. Oppure certi indurimenti del carattere, i dolori articolari, si diventa più lenti anche in genere, più lenti, non so, anche ci si stanca. Non so, una persona anziana che ha seguito questo convegno dall'inizio alla fine merita una medaglia premio, come minimo, perché chiaramente è una fatica intellettuale, e con l'andare degli anni, prima di tutto, si è più stanchi di parole, prima, e poi veramente anche l'ascolto, l'attenzione si riducono. Ci sono anziani ancora molto freschi, per carità, che danno dei punti a dei giovani, indubbiamente, però comunemente, ecco, c'è questa dimensione di declino, viene sperimentata, ecco, non lo so, quello che prima si faceva in 10 minuti, adesso si fa in mezz'ora. Oppure c'è bisogno di più pause, c'è bisogno di più pause, fenomeni che insomma un po' tutti... no, insomma, tutti no, perché c'è anche qualcuno, io sì, chi ha qualche anno più di me, sì, eccetera. E, un'altra cosa che diciamo che va interessando in modo particolare anche l'età avanzata, la terza, addirittura la quarta età, le patologie degenerative. Le patologie degenerative, quindi legate proprio a queste forme di decadenza anche mentale, proprio di trasformazione del tessuto cerebrale, per cui veramente la persona si trasforma. Premetto che il mio intento, chiaramente, non sono un medico e quindi una persona specializzata naturalmente può parlare di questi aspetti in un modo molto più competente, però la realtà ci dimostra che nell'età avanzata diventano più frequente la probabilità anche di queste manifestazioni. Allora, qual è stato però diciamo un po' l'intento? L'intento è quello di cercare di appunto di evitare quei due pericoli che dicevo prima, cioè quello di vedere semplicemente l'anzianità, la vecchiaia come inesorabile perdita e quindi semplice anticamera della morte, quindi come fase della vita che non ha più nulla da dire e da dare, e l'altro invece quello della negazione dell'invecchiamento con tutte appunto le conseguenze poco positive che ne derivano. E, a questo livello, partendo anche da quello che è lo stimolo, come dicevo prima, anche di alcuni interventi di tipo magisteriale, appunto basti pensare a Papa Francesco quando ha valutato il ruolo della persona anziana nella Chiesa, nella società, oppure quando è estremamente, diciamo, riconoscente nei confronti del ruolo dei nonni, per esempio. Quindi con tutta la loro funzione, non soltanto di aiuto, ma di saggezza, di conservazione della memoria. Quindi con questa attenzione che anche nella Chiesa c'è nei confronti dell'anziano,
E anche con alcuni interventi degli anni precedenti, che sono stati indirizzati tipicamente alla vita consacrata, ecco, si è cercato appunto di farne una lettura che fosse il più possibile stimolante ed oggettiva. A questo riguardo io ricordo in modo particolare che nell'anno 1998 il Pontificio Consiglio per i Laici ha emesso un documento dove si parlava della dignità dell'anziano e la sua missione nella Chiesa e nel mondo. Questo a livello proprio di Chiesa globale, globalmente intesa. È un documento interessante, io l'ho letto per fare questo lavoro, un documento interessante. Quindi già nel 98 c'era questa sensibilità ecclesiale. E da lì sono sorti anche i gruppi per la terza età, anche in ambito parrocchiale, per esempio, oppure le università della terza età, diverse attenzioni nei confronti del mondo degli anziani. In questo documento, fra l'altro, si fa un accenno in particolare anche ai sacerdoti e ai religiosi anziani. Il tema dei sacerdoti e degli, come si può dire, dei religiosi anziani è stato particolarmente messo in evidenza e sottolineato anche in un documento di qualche anno fa, esattamente del 94, che è La vita fraterna in comunità di santa memoria, dove appunto si dice, si invitano i superiori in particolare a curare la formazione anche delle persone anziane presenti nell'istituto, ad essere attente all'animazione anche della terza e della quarta età nell'ambito degli istituti religiosi, in modo tale che le persone si sentano, cito testualmente, si sentano inserite nella vita dell'istituto, partecipi della sua missione, coinvolte nel suo dinamismo apostolico, sollevate nella solitudine, incoraggiate nella sofferenza. Ecco, quindi già in tempi non recentissimi l'attenzione dal punto di vista magisteriale era presente. Allora, io poi sono passata, dopo questo excursus, a considerare in modo più empirico, in modo proprio più concreto, esperienziale, quelli che sono quella che è l'esperienza della vecchiaia, dell'anzianità, nell'ambito della vita consacrata apostolica. Perché la mia tesi è che l'anziano consacrato ha un modo di vivere l'anzianità che non è quello del laico, che non è quello del prete, che non è, ha un modo tutto suo, ecco, ha un modo tutto suo. E questo modo richiede e merita una particolare attenzione. Allora mi sono fatta aiutare da una ventina di suore figlie dell'oratorio. Sarebbe stato più bello, forse più interessante, più stimolante estendere questo aiuto anche ad altre congregazioni apostoliche, però i miei mezzi a disposizione a quel tempo erano quelli e ho fatto un po' di necessità virtù e quindi comunque il campione è significativo, ecco. Penso che poi anche chi è di altri istituti, poi se mi dicono qualche cosa in merito mi fa piacere. Penso che però ci sia un ritorno, ecco, ci sia comunque una comunanza di esperienze. Allora, io sono andata da queste suore che con molta cordialità e molta comprensione hanno accettato di darmi un po' del loro tempo e sono anche state molto, direi, anche molto aperte, molto schiette nella condivisione. È stata un'esperienza di ascolto. Ecco, direi produttiva, significativa. In questi giorni se ne è parlato molto e condivido, io leggerò, proprio leggerò questi interventi che ho sintetizzato, però cercando di mantenere quello che è il cuore di quanto mi è stato detto, proprio come esperienza di ascolto e di condivisione. Io ho posto alcune domande in queste interviste che ho fatto singolarmente.
chi si ricorda di averla fatto con me, sia tranquilla, perché sono anonime, quindi non si dicono nomi e cognomi, ecco, quindi tranquilla. Allora, io ho posto queste domande. Ho posto 4 domande, con delle sottodomande, qui erano di più, quindi ce ne ha dei trucchetti. Allora, la prima domanda. Che cosa ti ha donato e che cosa ti ha tolto la vecchiaia? Seconda domanda. Come è organizzata la tua giornata? Come coltivi le tue relazioni? Terzo. Cosa ricordi di particolarmente positivo e di faticoso nella tua vita? Immagina di mettere il positivo e il negativo sui piatti di una bilancia. Quale pesa di più? 4. Cosa pensi dell'attuale situazione dell'istituto? Quali elementi di fedeltà al carisma riscontri? E quali dimensioni sono andate perdute o si sono offuscate? Quali suggerimenti daresti in merito? Ecco, il campione era di suore dai 72 ai 103 anni. Ecco qui, a scapito della privacy, quella di 103 allora, capite già chi è adesso. Ecco, vabbè, comunque, siamo fra noi, ecco, voglio dire. Ammirevole che una 103 anni accetti di ascoltare una che vedi a stufarti e a farti le domande, così. Quindi. Allora, leggo un po' questi contributi. Allora, tutte le sorelle hanno constatato che la vecchiaia ha portato delle mutazioni nella loro vita, a conferma di quanto detto. Fra ciò che si è modificato vi è senz'altro il rapporto con il proprio corpo, che si sperimenta più fragile, meno efficiente e quindi inaffidabile. Diverse hanno detto, vengono meno le forze, cito testualmente, non sono più quella di una volta, ho bisogno di tutto. Sto perdendo la vista. Gli anni si sentono dal punto di vista fisico. Mi stanco di più. Prendo tante medicine. Faccio fatica a fare tutto. Perdo la memoria e quindi la prontezza nel valutare gli avvenimenti e nel decidere. Diventando anziani si diventa scemi. Peggio dei bambini. Mi faccio trainare. Aumenta lo sforzo per accettare la propria situazione. La vecchiaia e i problemi di salute mi hanno tolto l'entusiasmo. C'è il rischio di dire ho fatto abbastanza e di cadere nella lamentela. Ecco, una nota di merito a queste persone che si sono esposte, ecco, si sono esposte con molta sincerità. Ecco, l'avanzare degli anni e la precarietà della salute fanno senz'altro emergere alcune paure che nell'età precedente forse erano meno marcate, almeno quelle di questo tipo. Timori quali? Il timore di una malattia invalidante, di dover dipendere totalmente dagli altri, di non essere compresi e ascoltati, la paura del dolore, di una brutta malattia, paura della morte. Si sentono acuiti la sensibilità e la permalosità e la consapevolezza di avere ormai poco tempo a disposizione. Alcune frasi sono particolarmente significative, cito, da anziani si diventa più sensibili. Ogni giorno l'egocentrismo aumenta. Ogni parola scatena tante reazioni. Non sento, non vedo. Mi fa paura la malattia, la morte mi mette paura. Chiedo al Signore di non dare fastidio, di morire piano piano. Non mi capiscono, tutti hanno da fare. Ad ogni dolore nuovo mi viene la paura di avere una brutta malattia. Ho paura di soffrire e di non essere più autosufficiente.
Ecco, fra le dimensioni che si collegano alla vecchiaia come perdita, sono sottolineando questo aspetto della perdita che c'è, spicca in particolare la fatica ad accettare l'inattività e il distacco da quella da una mansione magari svolta per tanti anni, soprattutto quella di educatrice. Alcune espressioni dicono: mi mancano molti bambini, mi è spiaciuto lasciare la casa dove ero e dove potevo fare ancora qualche cosa. Adesso non ho niente da fare. Per me è una pena. Lasciare la scuola mi è costato. Andavo a trovare le persone anziane, ora non posso più. Si desidererebbe aiutare, ma si viene respinte. Penso di non essere più capace di fare niente. Ci sono dei momenti duri. La malattia, lasciare il catechismo, l'oratorio, non posso più guidare la macchina. Vorrei fare tante cose, ma devo dire basta. Devo misurare le mie forze. Non ho più nessun familiare. La casa paterna è stata venduta. Non ho più la pazienza di prima. Ecco, vedete, emerge la dimensione della perdita. E non sono fantasie. Ripeto, sono persone che si sono esposte. Accanto alla consapevolezza di tanti limiti, vi ricordate, la domanda era: cosa ti ha tolto e cosa ti ha dato la vecchiaia? Insieme alla consapevolezza di tanti limiti c'era anche l'identificazione di alcuni lati positivi che l'invecchiamento ha portato con sé. Tra questi sono emersi in particolare un senso di serenità legato a ricordi belli e consolanti, l'essere contente di avere scelto da consacrata e di avere perseverato. Questo è stato ripetuto praticamente da tutte. L'essere consapevoli, essere arrivate quasi alla fine, dire: beh, alla fine sono contenta di questa scelta, di questa vocazione. Un maggiore gusto per la preghiera, per la parola di Dio, il senso di un incontro con il Signore ormai prossimo e libero da timori legati ad un'immagine di Dio troppo severa. Il valutare le cose, gli avvenimenti con maggiore distacco, che permette di riconsiderare il passato con lucidità, con maggiore realismo. Il giungere ad offrire le proprie sofferenze per il bene altrui, il senso di essere ancora in cammino verso una maggiore pienezza di vita e la considerazione della esistenza come dono. Cito le affermazioni verbali: sento la vicinanza del Signore e della Madonna, non tralascio mai la preghiera. Sto accettando bene la mia vecchiaia, ogni giorno è un regalo. Ci tengo alla mia preghiera, prego molto per l'istituto, i superiori, le vocazioni. Adesso mi sento più realista, più incarnata. La mia vita ora la vivo più consapevolmente. Accetto le cose con più fede e più maturità. Più vado avanti, più sono contenta della mia vita consacrata. Offro adesso i limiti che non saprò offrire più avanti. Prego di più e offro le mie sofferenze. Nonostante le difficoltà sono contenta perché ho perseverato. Ora mi commuovo di più, sono più attenta alla parola di Dio e alle situazioni di povertà. Mi sento chiamata ad una maggiore radicalità, meno condizionata e più libera. Ho un'attenzione maggiore al presente, sono più autocritica verso me stessa ed ho meno la colpa agli altri. L'anzianità mi ha dato maggiore capacità di riflettere e di vedere le cose in vista dell'eternità. Devo prepararmi all'incontro con Dio. Non ho paura di incontrare il Signore. Sento che devo donargli tutto, anche se mi costa fatica. Mi confronto con chi è più sfortunato di me e mi sento riconoscente. Ora mi accorgo maggiormente se faccio le cose per me o per amore. Ho più consapevolezza di essere una peccatrice salvata.
è una esperienza di misericordia. Cerco di più di alleggerire, scusare e perdonare. Il Signore ama me e anche le mie consorelle. Ho acquistato maggiore comprensione verso gli altri, li considero un dono. Direi che c'è anche tanto Spirito Santo in queste espressioni, eh? Non possono essere estemporanee queste confessioni così intime. Ecco, ricordati nella giovinezza del tuo creatore, ecco, alla base c'è un cammino. Dal punto di vista più psicodinamico, questi contributi hanno permesso di identificare alcuni bisogni. Quando parlo di bisogni non parlo principalmente di bisogni fisici, ecco, di bisogni più a livello psicologico, che sono fondamentali nel nostro organismo proprio psicodinamico. Oltre, ai limiti legati al fisico, di cui abbiamo già parlato, ecco, emerge il bisogno di acquisizione. Cos'è il bisogno di acquisizione? È il bisogno di fare qualcosa di sensato, è il bisogno di senso, di contribuire ancora, di collaborare per una finalità condivisa e sensata. Il bisogno di accettazione sociale, il bisogno di stima da parte degli altri, di accoglienza, di ascolto, di considerazione. Tecnicamente viene chiamato accettazione sociale. Il bisogno di affiliazione, il sentirsi parte, il sentirsi appartenente, il gusto di vivere con gli altri, di condividere. Il bisogno di conoscenza, di sapere cose nuove, di essere informate, di essere aggiornate, di essere formate. E anche il bisogno di gioco, tempo libero, non so, fare passeggiate, giocare proprio anche, no? Chiaramente non si giocherà alla prigioniera, però a qualcos'altro. Ecco, il bisogno di gioco, cioè il bisogno proprio di vivere anche dei tempi così anche di distensione, dei tempi leggeri e così. Che bisogni sono? Sono i bisogni dell'essere umano. Non li elenco tutti per non annoiare, però gli specialisti hanno elaborato una serie di bisogni, oltre a quelli primari, chiaramente, no? Quelli legati alla sopravvivenza, ma chiamati bisogni secondari, ma ugualmente importanti proprio per la sopravvivenza e la realizzazione della persona e dell'individuo in quanto tale, che sono tali in tutte le età. Quindi la persona anziana come va trattata? Da persona. Come va curata la persona anziana? Come si cura una persona, perché rimane una persona, anche se magari le sue facoltà fisiche, oppure a volte anche purtroppo mentali, possono essersi affievolite, possono essere minate dalla debolezza, oppure anche dalla malattia, ma la persona non perde mai la sua identità in quanto tale. E questo è il primo dato da ricordare. Nella dimensione della cura, avere a che fare con delle persone che hanno i bisogni di tutte le persone. Se avete notato, bisogni di senso, bisogni di condivisione, bisogni di stima, bisogni di dire il proprio parere, di essere ascoltati, di essere considerati, bisogni di conoscere, di essere informati, i bisogni che abbiamo tutti. Non è che nell'anzianità ne viene meno qualcuno, rimangono.
Anzi, direi che con l'apporto dell'esperienza e anche di una affinità con lo Spirito Santo, come abbiamo potuto constatare da queste ultime affermazioni, direi che diventano più vibranti, più importanti. Qualcuno diceva si diventa più sensibili, non nel senso della permalosità, perché poi c'è anche questo aspetto, poi a suo tempo dirò qualcosa anche a questo livello, ma proprio perché la persona è più persona, forse nell'anzianità, lo è sempre stata, ma forse nell'anzianità è chiamata a diventarlo di più, a rispondere maggiormente alla sua vocazione fondamentale di essere persona, e quindi come tale va trattata. Sempre continuando in questa intervista, c'era anche la domanda: come passi le tue giornate e come vivi le tue relazioni? Come abbiamo visto, due dimensioni importanti. Allora, il mantenimento di una piccola attività consona allo stato di salute, chiaramente, aiuta ad affrontare meglio i disagi dell'età ed è un aiuto per il cammino personale e per affrontare la realtà quotidiana. Leggo le affermazioni testuali. Aiuto in guardaroba, lavoro all'uncinetto, leggo qualche rivista, Le vite dei santi, questo mi aiuta. Faccio dei lavoretti, aiuto le maestre della scuola materna, non sto inattiva, leggo, mi tengo in allenamento, ascolto la musica. Anche se faccio fatica, riordino da sola la mia stanza. Faccio volentieri la portinaia, anche se per poche ore. Mi tengo in allenamento e mi aiuta a ricordare. Mi sento più partecipe della missione dell'istituto. Do un piccolo aiuto alle sorelle più in difficoltà, faccio compagnia, leggo qualcosa. Per me un aiuto fondamentale è fare qualcosa, mi aiuta a scaricare l'ansia, mi piace sentire l'esperienza delle altre. Ecco, un'altra dimensione della cura, dell'attenzione nei confronti della persona anziana, è garantire che la persona anziana possa anche fare qualche cosa. Le testimonianze lo confermano, chiaramente, ripeto, in sintonia con le situazioni di salute, di lucidità mentale, tutto quello, chiaramente, non sto più a fare questi preamboli, queste persone intelligenti qui di lì. Però appare molto importante questo aspetto attivo. Quando si colloca una persona anziana in una comunità, certamente è importantissima la dimensione, tra virgolette, più spirituale, anche perché nell'anzianità c'è un elevatissimo bisogno di spiritualità, che però non può esaurirsi esclusivamente nel pregare ore e ore. È importante anche valutare, considerare, pianificare che la persona anziana possa fare qualche cosa. Un piccolo ufficio, una piccola mansione, un vado in bocca, che ne so, non so. Qui la creatività deve aiutare, perché non deve essere una mansione magari troppo responsabilizzante, altrimenti diventa pesante, ecco, diventa un elemento così forse difficile da portare avanti. Nello stesso tempo però non si può dire a una persona anziana prega e offri, che fai già tanto, è un po' poco. Anche perché una di queste intervistate l'ha sottolineate, la dimensione dello scaricare l'ansia, cioè come le persone di qualsiasi età hanno l'ansia da gestire, la persona anziana anche lei ha l'ansia da gestire e forse magari un pochino più accentuata, perché effettivamente anche la dimensione appunto dell'invalidità oppure la dimensione del pesare agli altri o la dimensione della morte che si avvicina è un dato ormai abbastanza tangibile e questo chiaramente genera ansia e l'ansia in qualche modo va gestita.
con qualche strategia, ecco, anche pratica, non soltanto intellettuale. Allora, importante per tutte le intervistate è coltivare relazioni positive. Quindi la persona anziana, magari inattiva, ha il bisogno relazionale che hanno tutte, che hanno tutte le persone in qualsiasi fase della vita. L'importanza dell'aiuto reciproco, caratterizzato dal rispetto e dal tratto delicato, come testimoniato da queste affermazioni. Alcune persone che ho incontrato nel mio apostolato mi ricordano, mi scrivono e io rispondo. Vengono a trovarmi, si confidano, mi stimolano a pregare per loro. Ho dei contatti con delle persone che mi hanno aiutata, le ricordo e prego. Ritrovo le persone che ho incontrato 30 anni fa, si ricordano di me positivamente, è una soddisfazione. I miei nipoti vengono a trovarmi e mi portano fuori a fare una passeggiata. Siamo curate bene, c'è il conforto del personale che è premuroso, educato. Ora si apprezzano particolarmente dei piccoli gesti di gentilezza e di comprensione. Fra suore e malate a volte ci diciamo una buona parola. Preghiamo insieme il rosario, qualche ex alunna viene a trovarmi, mi fanno dei regalini, qualche volta usciamo insieme. È importante la vita comunitaria, insieme abbiamo superato dei momenti difficili. Ho una consorella fidata con cui posso confidarmi. Anche la madre mi ha aiutata in una situazione difficile. Oggi c'è meno soggezione dei superiori, si possono avvicinare di più. Un altro elemento importante della cura delle persone anziane è curare il fisico con tutti i ritrovati medici possibili, immaginabili, tutte le protesi e tutti gli apparati, eccetera, e con la dimensione relazionale che rimane vivace. Rimane vivace. Quindi curare, fare in modo, ripeto, qui anche qui la creatività deve mettersi all'opera, che quella persona possa avere e coltivare delle relazioni, non solo comunitarie. Perché abbiamo visto la comunità, sì, è un trampolino di lancio. Però non dimentichiamo che la persona anziana ha vissuto consacrata, e qui adesso sto parlando delle persone anziane consacrate, di vita apostolica, in cui l'aspetto operativo è molto importante, l'aspetto relazionale attivo è molto molto importante, è stato molto importante, e quindi dopo questo ciclo così abbondante di incontri, di servizio, di persone incontrate, chiaramente questa coartare questa esperienza, questo bisogno è veramente brutto. Ecco. Quindi degli aspetti della cura è che la persona, verificare che la persona possa con serenità vivere una dimensione relazionale comunitaria ed extracomunitaria attraverso di presenza, attraverso i mezzi di comunicazione, di tutto e di più. A questo punto, visto che la mente umana, comunque anche di tutti, ha un certo limite, io vi propongo 5-10 minuti di pausa. Se non siete troppo stanchi, però ditemelo tranquillamente che io non mi offendo, tanto. Io andrei avanti su questa dimensione esperienziale che mi sembra anche la più interessante da condividere, oltre a qualche aspetto teorico, chiaramente. Però richiede un po' di tempo. Vi propongo una pausa di ossigenazione corporea e per i bisogni primari, e magari fra 10 minuti ci ritroviamo. Bene, Marilena, facciamo così allora, senza toglierci dalla, rimaniamo collegate tutte, non so, ci troviamo alla, no, che ora è lì, scusate, sto dicendo all'una, 5 meno un quarto, sono le 5 meno un quarto, 5 meno 5, va bene? Sì, puntuali 5 meno 5.
Ok. Va bene, intanto metto ok. D'accordo. Quasi addirittura di arrivo. Bene, mettiamo, continuiamo a registrare. Siamo quasi alla fine del nostro convegno. Terminiamo questa ultima parte di relazione di Suor Marilena. E poi diamo spazio a qualche intervento. Teniamo spenti i microfoni, li accendiamo dopo quando interverremo. Grazie. A te la parola, Suor Marilena. Credo che ci siamo, più o meno. Sì. Ecco, un'altra cosa che è, diciamo, gradita dalle persone di età avanzata in un contesto di vita consacrata, sono gli incontri formativi, gli appuntamenti formativi e le informazioni sulla vita dell'istituto di appartenenza, se svolti con semplicità e sincerità. Anche qui le connotazioni, per esempio gli appuntamenti di Lezio Divina, gli incontri comunitari, qualche iniziativa di informazione, ecco, sono molto apprezzati anche in età avanzata perché favoriscono il senso di appartenenza e evitano un penoso senso di esclusione. Invece la scarsa informazione o la presunta tale, perché non sempre è reale, ma magari viene percepita come tale, invece pesa particolarmente e crea qualche amarezza. Non si sa cosa fanno le suore nell'apostolato, c'è poca comunicazione, ci si sente un po' escluse, la superiore è stanca ed è sempre molto impegnata. Ecco, quindi questo senso di esclusione, ecco, pesa molto nella persona anziana. Pur nell'ambito della vita comune, abitualmente, la suora anziana vive degli ampi spazi di solitudine, a volte ricercati e a volte imposti dalla difficoltà nel vivere le relazioni fraterne, che sembrano essersi ulteriormente complicate rispetto al passato. È una sensazione però penosa, una sensazione dolorosa, in modo particolare il pregiudizio, il sospetto, il pettegolezzo sono visti come cose da evitare, ecco, che creano sofferenza, insomma, creano disagio. Leggo qualche espressione, solo qualcuna. Mi dà fastidio quando si sparla e si pettegola. Se nella giornata ci fosse qualche occasione qualificata di incontro, mi farebbe piacere. La solitudine educa ad evitare pettegolezzi e scontri. C'è molta permalosità, bisogna stare attenti a parlare, si può essere facilmente fraintese. C'è bisogno di maggiore semplicità nelle relazioni, la semplicità rende più coraggiosi. Quindi le difficoltà relazionali vengono percepite come esistenti, frequenti anche, e quindi in qualche modo ci si tutela a volte con una solitudine, un ritiro sociale volontario, che però poi diventa anche abbastanza penoso, ecco, va contro quel bisogno di relazione di cui si parlava prima. Allora passo all'aspetto velocemente, più velocemente possibile, all'aspetto istituzionale. Una domanda diceva: cosa pensi dell'attuale situazione dell'istituto? Quali elementi di fedeltà al carisma sono mantenuti, quali invece sono stati perduti? Che suggerimenti daresti in merito? Allora, queste persone intervistate hanno affrontato anche questo tipo di dimensione di carattere istituzionale. Salto la parte teorica e così via. Allora, fra le cose che sono state percepite un po' come perse, no, mi sembra da positivo, va. Fra gli elementi incoraggianti
diverse suore hanno sottolineato. Nell'istituto sono stati mantenuti lo spirito di preghiera, l'insegnamento del fondatore, la trasmissione delle sane tradizioni. Abbiamo valorizzato le riscoperte dell'eredità che ci ha lasciato il nostro fondatore. Nel corso degli anni il rapporto con i superiori è diventato più facile. C'è maggiore dialogo, sono più comprensivi. Adesso le relazioni sono meno formali. Ora ci sono più stimoli verso la corresponsabilità. Le suore più anziane e umili sono le vere testimoni della fedeltà dell'istituto. Questo come aspetto che è stato tutelato, conservato. Sull'altro piatto della bilancia, una involuzione invece un po' in negativa, dalle persone che hanno maggiore esperienza è stato sottolineato questo. Adesso ci si sopporta di meno. Prima collaboravamo di più, si facevano le cose insieme. Non ci trattiamo bene, siamo sberbate, si pettegola, ci si guarda troppo. Ci vuole maggiore autocontrollo nelle relazioni. Nelle relazioni ora c'è più informalità, ma rischiamo di diventare spacciate. Ci sono tanti problemi relazionali, siamo meno generose, ora ci si tira indietro, ognuno fa per sé. Seleziono, perché non c'è tempo, ma sono interessanti un po' tutte le affermazioni. Di fronte alla sollecitazione, allora tu cosa proponi? Cosa proporresti? Le proposte sono state poche ma interessanti. Malgrado le difficoltà, l'istituto può ancora donare qualcosa al mondo giovanile. Per esempio, essere aperto all'accoglienza e all'ospitalità per aiutare le giovani studentesse e lavoratrici. Occorre puntare sulla carità, sull'aiuto alle persone in difficoltà. È importante andare di più nelle famiglie per conoscere i giovani, essere in uscita, stare più vicino ai giovani fuori dai circuiti parrocchiali, perché sono la maggioranza. Le nuove vocazioni devono poter godere di maggiore libertà e responsabilità rispetto a noi. Le grosse opere oggi sono un impedimento, meglio strutture più flessibili. Per rivitalizzare il carisma darei in mano ancora di più la parola di Dio, favorirei pochi ma intensi momenti di preghiera. Le relazioni comunitarie dovrebbero essere fraterne e sinodali. Ciò comporta un ripensamento della figura della superiore, impegnati in un ascolto attento e nella responsabilizzazione delle sorelle. Oltre alla parrocchia, vedo importante e urgente l'impegno a favore dei poveri. Ecco, pur nella semplicità, sentite che ci sono delle risonanze con quello che abbiamo ascoltato in questi giorni. Ecco, naturalmente anche qui ci si trova di fronte ad una prospettiva di cambiamento che già auspicava un documento bomba che è uscito qualche anno fa, che però poi è passato un po' come una meteora ed è per vino nuovo e in otri nuovi. Dove la vita consacrata ha fatto una spietata autocritica su se stessa, una cosa veramente radicale, un ripensamento radicale, però diciamo motivato, ecco, anche da tanti anni di esperienza. Ecco, questo documento afferma con decisione che nessun cambiamento è possibile senza la rinuncia a schemi obsoleti. In nessun modo ci si può attardare in un atteggiamento che sa più di manutenzione che non di autentica riqualificazione di stile e di atteggiamenti. Questa è una citazione presa proprio da per Otri Nuovi, vino nuovo, però vino nuovo Otri Nuovo. Allora, una puntatina su quella che è quello che ho chiamato il pre-invecchiamento. Allora, che cos'è il pre-invecchiamento in questo contesto, quello che ho scritto io? È quell'età nella quale la persona decisamente giovane non lo è più, ecco, no, ma neanche matura, ecco, ormai è proprio datata, diciamo datata. Però non è ancora sulla carrozzella.
ecco, non è ancora col pannolone, tanto per intendersi. E allora cosa fa questa persona all'interno della vita consacrata? Spesso che cosa fa questa persona? Vive molto spesso una grande paura nei confronti di quello che l'aspetta. Perché? Perché la prospettiva è, qual è? È quella di, come dire, di essere, di dover, come si può dire, fare una rinuncia un po' troppo grossa a scapito della propria umanità. E quindi cosa succede? Succede che con armate fino ai denti, piene di volontà, a quella volontà forte a cui allenava l'educazione di alcuni decenni fa, una cosa va, tiene duro a tutti i costi, tiene duro a tutti i costi, e cerca comunque di tenersi un ruolo, di tenersi uno spazio, di tenersi una mansione, e cose di questo genere, ma proprio armata così, con quel che glielo tocca, ecco, cioè io ridicolizzo, però penso che insomma la realtà ce lo dimostri. Anche questa dimensione cosa dimostra? Beh, indubbiamente da una parte anche un senso di generosità, di sacrificio, di desiderio di fedeltà fino alla fine, tutte cose estremamente lodevoli. Però attenzione che c'è un grande pericolo, non solo un pericolo, è una cosa che si manifesta. Ed è quella di manifestare un bisogno umano che si chiama dominazione, ma che diventa, è talmente alimentato da diventare difensivo, diventare una difesa. Allora, quando le difese psicologiche, io parlo sempre un po' in ambito psicologico, sono troppo frequenti e troppo evidenti, per cui se dici mezza parola così, la persona si scatta, oppure parte subito il filmato per cui si fraintende, oppure i livelli di litigiosità aumentano un po' troppo, oppure la persona si ritira, diciamo, non lo so, tace, non dice una parola e robe di questo genere, e tante altre forme di difesa, vuol dire che la situazione chiaramente non è serena. Arriviamo ai limiti della vivibilità. E una di queste difese è proprio questa dominazione difensiva. Allora, la dominazione è un bisogno umano. È il bisogno della persona di, come si può dire, dare un indirizzo, dare un orientamento, dare delle indicazioni. Non so, per esempio, una persona che ha responsabilità e che al momento giusto sa decidere oppure sa insegnare e così via, ha un buon livello di dominazione. Quando le cose diventano critiche, quando questo bisogno che abbiamo tutti, chi più e chi meno, chi ce l'ha più marcato, chi ce l'ha meno marcato e così via, diventa è così alimentato, per cui alla fine si esprimono queste manifestazioni, per cui di testardaggine, oppure il, non so, la ragione, oppure questa resistenza ad oltranza, oppure si è talmente convinti del proprio mondo esperienziale, per cui anche quelli che possono essere i segnali del mondo, quello che ti dicono gli altri, passano tranquillamente, sorvolano e non vengono. Chiaramente in questa situazione il dialogo, l'ascolto, il rispetto e così via diventano veramente complicati. Perché non dimentichiamo, quando le persone, per
perché ormai non sono casi isolati. Le persone si difendono un po' troppo, chiaramente vuol dire che si sentono in pericolo. E se ci si sente in pericolo ed in allarme continuamente, le reazioni non possono essere pacifiche oppure favorevoli appunto ad una costruttività d'insieme. Ecco, un aspetto mi preveva un po', questo aspetto di questa dimensione estremamente delicata che appunto da una parte ormai guida il soggetto a dovere, non so, cedere un ruolo, cedere l'efficienza in una certa opera, sarebbe opportuno, ecco, diciamo, senza arrivare agli 85 anni possibilmente, magari un pochino prima, proprio perché magari il mondo ha preso un tipo di andamento diverso, semplicemente diverso, ecco questo. E dall'altra parte appunto questa grossa resistenza perché davanti a sé si vede un po' questo baratro, il baratro di una anzianità che è fatta di che cosa? Di dire il rosario tutto il giorno, di gente che non si ricorda più di me, col pericolo di essere mal sopportata oppure di essere tagliata fuori. Ecco, l'esigenza comunque di sentirsi partecipi e comunque di contare qualcosa, detto in modo molto così, molto quotidiano, non è sempre manifestazione di narcisismo, di egocentrismo, è un'esigenza umana, va dosata. Nella vita consacrata c'è un punto di forza a questo livello, è la formazione permanente. La formazione permanente è un punto di forza. Perché tutto questo bla 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 che io sto dicendo non arriva nient'altro che alla conclusione che la persona ha sempre bisogno di formazione e la persona può sempre imparare. Non le espongo per brevità, chiaramente non ho il tempo, ma ci sono le teorie proprio scientifiche che dimostrano che anche l'anziano può imparare. Non è che per un po' ho imparato e poi adesso mi arrocco necessariamente su delle posizioni granitiche o roba di questo genere. Anche l'anziano può imparare. Come può insegnare, e da qui la tutela della memoria, l'apprezzamento dell'esperienza, che altrimenti così vola, ecco, vola via e non interessa più a nessuno, mentre dietro ci sono delle vite, così l'anziano può sempre imparare, può sempre imparare e quindi anche è necessaria proprio un accompagnamento, è necessaria una formazione proprio per vivere questa porzione di vita, perché è una porzione di vita, non è un fine vita semplicemente. È una porzione di vita con delle caratteristiche proprie, della quale la l'individuo, in una dimensione vocazionale di persona come dono, com'è la prospettiva cristiana e la prospettiva consacrata, può vivere questi aspetti estremamente importanti fin quando ha un alito di vita su questa terra e nella nostra visione anche dopo, perché nel dopo si continua a far del bene, a quanto pare, no? Si continua. Due parole sull'originalità dell'invecchiamento delle persone proprio consacrate. Allora, come dicevo prima, nella vecchiaia c'è una dimensione piuttosto forte di perdita, di rinuncia. Allora, la persona consacrata ha già fatto in gioventù delle rinunce corpose, pensiamo ai voti, è già entrata in questa dimensione di perdita. L'anzianità dovrebbe essere più semplice,
dovrebbe essere più dovrebbe essere facilità. Ma in realtà non è così. In realtà non è così. Non c'è niente di scontato, non c'è niente di automatico. Da qui appunto questa necessità di formazione, di cammino, di accompagnamento, proprio perché questa sia veramente autenticamente vita, per una crescita in umanità in ogni fase dell'esistenza. Io poi avevo fatto una sottolineatura su questo tipo di interrogativo. Il carisma può invecchiare? La dimensione dell'invecchiamento non soltanto personale, ma anche istituzionale. Questa dimensione, la dimensione istituzionale per una persona consacrata, è estremamente importante e ha delle dimensioni, degli aspetti di gioia e degli aspetti anche di dolore. Ecco, non sto più a leggere, mi spiace, però il tempo è un po' tirando. Queste sorelle intervistate hanno espresso un po' anche il loro dispiacere nei confronti della realtà istituzionale che va assottigliandosi, che per le esigenze di ridimensionamento ne comprendevano la necessità, però chiaramente c'è una, come si può dire, c'è un dispiacere sincero, un sincero rammarico, un sincero rammarico nei confronti di un'istituzione che magari loro hanno visto fiorente e che ora invece vedono in fase di ridimensionamento. Questo sta ad indicare che la dimensione operativa per una consacrata vita apostolica è estremamente importante. Lo dico perché a volte una persona anziana o magari inattiva, ecco, si liquida un po' il problema dicendo e vabbè, il bene l'hai già fatto, adesso riposati e prega. Ecco, è una risoluzione semplicistica. Perché? Perché la vita è stata donata per il bene, è stata donata per un bene fattivo, non solo desiderato, ma anche esercitato. C'è il desiderio, appunto, che il bene continui nel mondo, nella Chiesa. Avete letto, avete sentito a favore dei giovani, a favore dei poveri, c'è questa sensibilità nei confronti della dimensione della povertà. Quindi anche, diciamo, quello che è il necessario abbattimento delle opere, ripeto, necessario abbattimento delle opere, però chiaramente non è indolore. Non è indolore per chi lo deve decidere, non è indolore per chi lo deve affrontare, non è indolore per nessuno. Non è dolore per nessuno, perché quelle sono state le modalità concrete attraverso le quali per tanto tempo una persona ha cercato non di esercitare un mestiere, ma di esercitare una vocazione, di esercitare un'obbedienza, quindi qualcosa che aveva un collegamento estremamente importante con la sua crescita spirituale. Allora, il carisma può invecchiare? La lascio come domanda aperta. Riporto una frase di Marc Auger, che è un antropologo, che ha scritto un testo, tanti libri insomma, ma un libro che dice la vecchiaia non esiste. Marc Auger dice, sottolinea che i cambiamenti che possiamo imputare al tempo non sono per forza un segno di degrado o deterioramento. È chiaro che quando diciamo che un libro o un film sono invecchiati, di fatto parliamo di un cambiamento tutto nostro, siamo noi che siamo invecchiati. Tuttavia, se focalizziamo l'attenzione sul punto di partenza del ricordo, vediamo che esso scaturisce da una relazione tra noi e il film, tra noi le cose, eccetera. E dunque bisogna riconoscere che è proprio questa relazione a essere cambiata, e non necessariamente l'opera o noi. Allora, in soldoni cosa vuol dire? Vuol dire che è la nostra relazione con questo dono dello spirito,
Per cui se noi invecchiamo dentro, ma nel senso meno nobile del termine, chiaramente anche il carisma passisce, anche il carisma invecchia, si estingue. Ecco, se la relazione nei confronti del dono dello spirito è una relazione che si mantiene viva, pur con delle modalità differenti, magari con, in modo più piccolo, in modo più semplice o con qualche forma nuova, si è parlato tanto di nuovo anche in questi giorni, eccetera, eccetera, qualcosa di non ancora sperimentato, però è la nostra relazione che determina se il carisma è ancora attuale, se è invecchiato, se è attuale, se è giovane, se è attivo, se è morto, se è moribondo, se è sepolto o roba varia. Quindi io vi ringrazio tanto, non posso esporre tutto, avrei ancora qualcosa, ma capisco che sto abusando della vostra resistenza, vi ringrazio e della pazienza della scuola. Grazie a Sor Marilena per questa relazione puntuale, per averci fatto il dono del contenuto della sua tesi, che serve a noi proprio per comprendere e accompagnare le sorelle che sono più grandi rispetto a noi, no? Ha cambiato un po' il nostro sguardo nei confronti delle nostre sorelle. Ci ha fatto poi il dono anche di queste interviste che sono state importanti per cogliere meglio quello che una persona grande, anziana, può vivere nei confronti della vita religiosa, della vita fraterna, del rapporto con il Signore. Ecco, adesso vediamo un piccolo spazio musicale, mentre magari vogliamo pensare a qualche piccola risonanza nei confronti di quanto Suor Marilena ci ha detto. Vediamo se ok. Tanto che aspettiamo un attimino. Guarda i campi, vedi il grano, è pronto per il taglio, vedi il frutto del lavoro dell'uomo. Quel terreno rigoglioso è la culla del suo seme, nutrimento del germoglio riposto. Così tu I'm
Bene, diamo spazio a qualche intervento sul tema. Mentre intanto vi dico che al termine di questo convegno vi invierò alle superiore una scheda di valutazione di questi 3 giorni, con la possibilità così, oltre che a valutare, di fare proposte a riguardo. Ecco, questa scheda verrà inviata alle comunità e poi me la farete avere nei prossimi giorni per poter progettare poi il futuro. Io credo che questa sia stata un'esperienza bella, positiva, anche di incontro fra le comunità. E ecco, dobbiamo capire come ogni comunità l'ha vissuta e come pensare al futuro in riferimento un po' alla nostra formazione. Lascio spazio a chi vuole intervenire. Pronto? Ecco qua che mi sono. Pronto, posso? Mi sentite? Posso dire qualcosa? Grazie. Grazie, sono Marilena, ti ho ascoltato molto volentieri, ecco, delle tue proposte, tue riflessioni, e che ci aiutano a fare, almeno personalmente, che un po' di esami di coscienza, diciamo. Ecco, uno in particolare, hai detto e sottolineato più volte che la persona va trattata come persona, qualsiasi età. Questo mi è piaciuto tanto, perché insomma ormai è anziana, ormai non capisce più niente, ormai siamo così, invece questo fa riflettere che ogni persona è un dono di Dio. E poi anche il discorso che hai tenuto sul pre-invecchiamento, perché insomma ci stiamo avvicinando a questo e si cerca sempre insomma di non mollare, ecco, di dare, è vero, come hai sottolineato tu molto bene, qualche cosa bisogna sempre fare, ecco, trovare qualche cosa per non è. Però insomma prepararsi anche a questo. Poi mi è piaciuto molto perché hai citato il libro di Coelet, che insomma io l'ho meditato parecchie volte e l'hai veramente spiegato in un modo dettagliato. Grazie, ti ringrazio, perché comunque sia tu che anche gli altri relatori, ecco, mi hanno aiutato veramente a riflettere e a fare un esame di coscienza. Contenuti molto profondi, veramente molto chiari, che andrebbero proprio spiegati ancora di più. Grazie Marilena, ti saluto, grazie a Roberta, tanti auguri ancora, anche a Sor Rita, grazie a tutte voi, vi ho visto volentieri, anche se non vi ho ascoltato interamente, però il contenuto l'ho recepito, grazie di cuore. Grazie Sor Rosetta da Milano. ¿Se escucha? Sí. Lelia, dale, sí. Ecuador. Bueno, Sor Marilena, gracias. a ver, ya hacía bastante que no la escuchaba. Entonces, era sí. Siempre muy práctica, ¿no? Este, y franca, ¿verdad? Bien, una descripción, digamos, este, gustosa de la realidad, pero también muy dolorosa, ¿verdad? O sea, por la realidad de nuestro instituto, esto se ve. Y es una llamada a prepararnos. Sobre todo, la llamada a prepararnos, estamos rodeadas de la realidad, ¿no? Porque
nuestra realidad como instituto es ver que lo que siempre decimos, somos más ancianas, las jóvenes no se ven, o son pocas jóvenes, porque bueno, yo tengo mis 60 años también. Entonces, la realidad, digamos, nos envuelve, la realidad de lo que usted ha expresado muy bien, muy claramente y con gran sensibilidad. Es deber nuestro, visto que tenemos toda esta realidad, leerla y mantener joven el instituto, para que el carisma sea vivo y joven aún, a pesar de que las hermanas son una mayoría mayores. Esto de tener que prepararnos para una buena vejez, digamos, es muy importante, y caer en la cuenta de que los años se nos van pasando. Y que nos decimos, estamos entre las de menor edad, pero empezamos a llegar una gran mayoría a los 60, y otra ya la hemos pasado. Así que bueno, yo le agradezco muchísimo esta lectura de la realidad de la vida religiosa y específicamente de nuestro instituto. Bueno, eso. Gracias. Grazie Lelia. Ha parlato piano, è stata chiara, credo. Ok, poi. Sono Sorana Pacchinardi, voglio ringraziarvi per queste nuove cose. Voi avete parlato del passato, ma avete parlato anche di questa situazione del futuro, che prima si parlava di più del passato e meno del tempo presente. Avete allargato nella mia mente molti orizzonti che mi avevano messo in dubbio, per cui adesso sono più serena di prima. Vi ringrazio tanto. Che bello, grazie Sorana. Grazie. No, era più giusto di no. Dai, vuole che vedi sì. Ti vuol vedere, sarebbe. Buonasera. Sono felice che ho visto la mia sorda Chinardi. L'ho vista e il cuore si mi è riempito di gioia, no? De Sorana Tacchinardi. Sempre bella, Sorana. Per me sei la più grande. Allora, grazie mille, sore Marilena. Veramente questo... Noi cominciamo a sentire il sapore di questa anzianità, no? Cominciamo a sentirla come... A volte, come tu dici, no? Un po' di paura, però guardando bene internamente, anche per l'amore che abbiamo per la nostra consacrazione, possiamo considerarla la nostra anzianità come un dono, come una gioia grande, no? E penso che questo esercizio si deve fare per tutta la vita, no? L'esercizio consisterebbe in che noi dobbiamo considerare la comunità e la singola persona non come la somma delle qualità, degli affetti che ha, delle grandi iniziative che ha, o qualificare la persona perché si è sbagliato o perché veramente non ha raggiunto quello che noi pensavamo che quella persona può attendere a fare. Ma noi dobbiamo considerare la persona
como persona única, como única e come creazione unica, non come la somma di tutte queste qualità o questi difetti, come dicevi tu, no? E se noi ci consideriamo anche, no, io non sono quella somma di qualità che tutti hanno detto che io ce l'ho, o quella somma di difetti che tutti mi accusano di aver avuto, ma come una persona, una creazione irrepetibile, credo che si fa molto dolce, no? Questa anzianità. Innanzitutto, credo che se io ho saputo accogliere l'altro, ascoltarlo, riconoscerlo come persona, posso anche avere questo manto di carità, di amore verso di me, di questa persona che sono. Estimarmi come sono, essere aperta anche a questa, come tu hai detto, Sor Maria Elena, a questa formazione permanente di cui tutti abbiamo fino alla fine, fino a che abbiamo l'ultimo sospiro di vita, faremo una formazione permanente perché sempre dobbiamo essere aperte a imparare qualcosa. Cioè l'esperienza umana ci dice che noi il massimo di maturità si riesce ad avere il momento che tu dai l'ultimo respiro di vita, no? Però la bellezza dell'anzianità è qualcosa che io sempre ho valorizzato tantissimo. Io valorizzo tanto sia le storie anziane come il raggiungere un'anzianità. Forse per la mia esperienza di vita, no? Tu sai che mia madre è morta quando aveva 17 anni, quindi è morta quando era una ragazzina. E io mi sento, a 62 anni, mi sento cioè un'anziana che veramente ha avuto il dono della vita, però in grande, no? Perché mia madre non è riuscita ad averlo. Mi aiuta moltissimo, però innanzitutto mi aiuta moltissimo anche l'esempio delle suore anziane, no? Mi aiuta moltissimo perché sono persone che forse fisicamente non se la fanno più, ma sono delle rocce, sono delle montagne, sono di quelle persone che apportano ma tantissimo. Cioè, sono quelle persone che ti aiutano a te a camminare e andare avanti. Sono quelle persone che la vita l'hanno vissuto, cioè io non sono la pagina di un libro, sono la vita vissuta ma in concreto, no? E questo è lo che muove anche dentro, no? Per quello dico, come tu dicevi, cioè quanto vale imparare lo spirito di adattamento, no? Perché la stessa età ti arriva, ti porta a vivere circostanze nuove. Tu dicevi, non hai più forza per fare quello che facevi prima. E passi una notte in bianco perché non riesci a trovare il sonno. Hai il dolore alle articolazioni. Come questi, cioè queste cose, questo pacchetto che ha la nostra vita, come deve essere anche un campo dove si imparano nuove cose, no? Come io nella mia vita consacrata, come io come persona, come valore, come lo che ho detto prima, continua a essere un valore, anche con le limitazioni fisiche. E questo si vede nelle nostre sore, eh? Queste nelle nostre sore si vede, no? E io le ammiro moltissimo in questo aspetto. Come tu dicevi, queste nuove circostanze sono quelle che danno motivo per imparare nuovi orizzonti, che sono quelli capace di
dire all'altro più giovane: guarda, sei brava, ma se tu modificassi questo, può darsi che quell'apostolato riesce meglio. E io ho fatto questa esperienza, mi sono sbagliata. Ma se tu, ad esempio, provassi così, ma sarebbe un apporto bellissimo. Io, sai che cosa immagino? Io immagino che Sor Anna Tachinardi, che è quella che sempre è stata una persona molto significativa nella mia vita, Sor Anna Tachinardi, mi piacerebbe sentire che cosa opina del mio agire oggi, sia nell'apostolato, nella mia vita consacrata, no? Per avere una ricchezza in più. Per quello dico, noi abbiamo questa ricchezza per il solo fatto di essere persone, come tu dicevi. Quindi io ti ringrazio tantissimo, perché è stato valido, molto valido, questo tuo esporre giustamente su questo tema, che tante volte possiamo anche avere paura di vederlo, o pensiamo che sia un tema inutile o superficiale o non facile di essere, che non è facile essere trattato, in roba varia. Invece tu lo hai esposto molto bene. Io ti ringrazio, perché sei stata molto chiara. Grazie mille. Ok, grazie Sor Maria. Vai. Sor Marilena, io voglio ringraziarti per quello che hai detto, ma in particolare questo più una questione emotiva che emerge. Mi hanno davvero commosso le risposte delle sorelle, perché forse avendo appena fatto con Denise l'incontro con le sorelle anziane, l'incontro di formazione, che cosa è emerso da quello che tu dici? Una consapevolezza da parte delle nostre sorelle dell'anzianità, della fragilità, e anche veramente questo spiraglio di speranza. E questo l'abbiamo toccato con mano anche nell'incontro che abbiamo fatto di recente proprio a Lodi, analizzando insieme una lettera di Madre Ledovina, ma fatto attraverso dinamiche, eccetera. Ma che cosa è emerso alla fine? In questi giorni si è parlato, forse l'hai detto anche tu, che l'importante è vivere. E veramente dall'incontro con le sorelle che abbiamo avuto, penso che, almeno per me, io ho ricevuto dalla loro testimonianza, dalla loro fedeltà. E questo cosa fa capire? Che c'è una vita donata nonostante le fragilità, nonostante i limiti, nonostante le malattie, nonostante l'Alzheimer o quello che arriverà. C'è una vita donata, e c'è, attraverso la loro vita, la loro testimonianza, il carisma che passa. È come respirare questo. Non è tanto, come posso dire, il consolidare con un timbro. Ma le sorelle hanno veramente vissuto una giornata così di formazione, dove hanno vissuto ricordi, sentimenti, gioie, tristezze, messo in comune tutto. E sentire la bellezza di non solo di essersi donati al Signore, ma di essere sorelle. E penso che questo è fondamentale per dire: le sorelle anziane sono vive e ci dicono con la loro vita, con la loro testimonianza, la bellezza proprio del dono della vita in primis. Comunque ci sarebbero tante altre cose, ma voglio dire che mi ha commosso proprio sentire dentro le risposte delle sorelle un'autenticità, una consapevolezza, nonostante il limite c'è, la difficoltà c'è, ma c'è il valore grande del dono ricevuto, sia come consacrate, sia come figlie dell'oratorio. Grazie. Sì, a questo fine vorrei dire brevemente anche quella che è stata una mia esperienza degli anni passati, quando avevo più contatto appunto con le comunità.
A me capitava spesso di, non so, di parlare, di proporre qualcosa anche a persone in condizioni di annebbiamento proprio, come ce ne sono anche adesso, insomma, c'erano diverse, soprattutto in alcune comunità, Pavul e così via, diverse suore che ormai o non parlavano più oppure, come si può dire, avevano una coscienza limitata, ecco, a causa appunto delle malattie degenerative. Quello che io ho sempre notato veramente mi toccava, ecco, mi toccava nell'animo, era che queste persone, anche in queste situazioni limite, quando, non so, si proponeva qualcosa, una meditazione, oppure qualcosa legato, non so, a San Vincenzo, o boh, che ne so io, qualcosa che aveva fatto parte della loro vita, ecco, malgrado queste forme così spietate di annebbiamento mentale, ecco, queste suore erano in grado, in qualche modo segnalavano un essere in ascolto, un essere connesse con quanto veniva proposto, o con lo sguardo, attraverso lo sguardo, oppure, non so, con qualche breve, semplice intervento. Era veramente, veramente toccante, ecco, non solo commovente, anche perché umanamente parlando ci rende consapevoli che anche quando la persona ha le facoltà mentali annebbiate a causa della malattia, però noi non sappiamo comunque il suo livello di coscienza qual è. Ci sono diversi livelli di coscienza, anche la scienza su questi aspetti non ha ancora raggiunto una chiarezza totale. Per cui l'atteggiamento umano di attenzione, comunque anche di proposta, di dialogo e così via, va pur sempre mantenuto, perché quella che è la ricchezza della persona in quanto tale, come dono di Dio, ecco, come proveniente dal creatore, ha dei confini molto più ampi, ecco, delle nostre percezioni oppure delle nostre conoscenze scientifiche. Per cui anche questo era anche indicativo del fatto che quando una persona su alcune cose veramente ha fondato l'esistenza, anche nel momento dell'invalidità, anche proprio mentale, comunque queste cose, queste ricchezze riaffiorano, emergono. Volevo ringraziare anch'io Suor Marilena per tutto il contenuto che ci hai dato e riprendere un po' quello che ha detto Suor Rita, che davvero per me è stato molto molto importante e arricchente l'incontro che è stato fatto a Casa Madre, specialmente per la saggezza che è uscita dalle sorelle anziane e dal carisma che è emerso anche in poche parole, no? E quindi, cioè, anche quando, non so, vado a casa madre a trovare le sorelle allettate, con una parola che ti dicono mi danno una regola di vita, anche con quelle poche parole davvero per me è una regola di vita e vedo davvero come hanno vissuto in pienezza il carisma e il Vangelo. Ecco, quindi grazie davvero di questa giornata e anche di tutto questo convegno. Bene. Ecco, vorrei dire due paroline ancora. Siccome sono molto pratica, tutti sappiamo che comunque portare avanti, ecco, la cura nei confronti delle persone anziane e ammalate non è per niente semplice, però ecco, cioè è arricchente da un punto di vista, però nella quotidianità non è facile, perché appunto ci possono essere gli indurimenti del carattere, ci sono i capricci, ci sono le resistenze normali, no, di fronte ad una situazione, è una prova, la malattia,
un conto è vederlo negli altri, un conto è provarlo su di sé, provare su di sé che c'è questa decrescita, che veramente la vita un po' ti sfugge e così via. Quindi non è facile per chi deve, per ministero, svolgere questa cosa. È qualcosa di impegnativo perché, ripeto, la persona ha tante sfaccettature. E poi comunque sono importanti gli aiuti. Ecco, non si può fare tutto da soli, gli aiuti esterni, sia dal punto di vista proprio dell'assistenza del corpo, e a questo livello l'istituto ormai da anni è sostenuto da personale con queste mansioni, e anche magari per, non so, anche altre cose, ecco, non so, appunto, forme di accompagnamento, di animazione, così via. Penso sia, ecco, importante proprio anche un aiuto non solo interno, ecco, perché è una cosa impegnativa, ecco, una cosa impegnativa. Bello, mi sembra, questo aspetto, ecco, del recupero della memoria. Si era insistito anche nel capitolo e così via. Prima di tutto, non perché magari un domani, prima di tutto materiale storico, tra l'altro, ma poi anche perché serve a questa cosa, far sentire la persona, cioè la tua esperienza, il tuo donarti, grande o semplice che sia stato, è bello e comunque interessa e è prezioso, ecco, è prezioso. Sono gesti importanti, ecco, indubbiamente. Bene, ringraziamo Sor Marilena per il suo intervento, per la sua presenza, per i suoi consigli che hanno, tra virgolette, chiuso in bellezza un po' questo suo convegno, che aveva un po' lo scopo quello di dire curiamo le nostre comunità, perché se la comunità sta bene, se la comunità cammina, se la comunità vive la santità, un vivere la santità insieme, è la prima forma di apostolato, di evangelizzazione. Ecco. Ecco, come vi dicevo all'inizio, prima invierò alle comunità una scheda di valutazione di questo convegno, proprio per vedere un po' quello che è stata l'efficacia, no, di questo incontrarsi, che credo sia stato positivo già anche solo il vedersi, il guardarsi, il parlarsi, o no, dopo anche un tempo di isolamento, di pandemia. Ecco, però vorremmo continuare un po' questa esperienza, magari in modalità diverse, poi vedremo il come. Ecco, attendiamo suggerimenti, ecco, proprio attraverso questa scheda che vi invierò. Ecco, e affidiamo tutto all'intercessione di San Vincenzo perché ci aiuti, ecco, a continuare questo cammino comunitario di istituto in questo contesto di oggi, e ci affidiamo alla sua intercessione attraverso la preghiera che recitiamo insieme a conclusione. Trinità Santissima, che hai plasmato la vita evangelica di San Vincenzo Grossi e lo hai reso fedele di Cristo e della Chiesa nel ministero sacerdotale, amorevole educatore dei giovani, e saggio fondatore dell'Istituto Figlie dell'Oratorio. Concedi per la sua intercessione pace al mondo, concordia alle famiglie, conforto a chi soffre, prospettive di futuro per le nuove generazioni, fervore ai sacerdoti, spirito di comunione alle parrocchie e a tutti, fede robusta, speranza certa e carità attiva, per procedere speditamente verso la pienezza della vocazione cristiana. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Vincenzo Grossi, prega per noi. Bene, auguriamo tutte una buona serata e ci vediamo. Noi partiamo giovedì, venerdì saremo in Italia e domenica saremo